senza bavaglio, informazione libera, sempre. Consigliere Galante, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, parliamo di aeroporto L'Arlotta di Grottaglie. Taranto vuole volare con i voli passeggeri. Spesso alcune posizioni del Movimento 5 Stelle, anche penso all'onorevole De Lorenzis, sono state contrarie alla destinazione voli passeggeri per L'Arlotta. La sua posizione, il suo pensiero, come vi state muovendo? Allora, in generale noi ci basiamo sui dati, perché anche il metodo scientifico vuole che bisogna avere una corretta informazione dei dati. La sostenibilità di un aeroporto si basa appunto sui numeri, sui voli che ci devono essere. De Lorenzis ha sempre detto che non c'erano i numeri per poter volare su Grottaglie, quindi credo che si sia espresso in questo modo. Sì, sì, certo. La nostra posizione naturalmente di Grottaglie è sempre rientrata in quella anche famosa riconversione economica, cioè noi sappiamo che domani mattina, come tante altre cose, non posso permettere a Grottaglie di aprire a dei voli, a parte che devono essere le compagnie poi a sceglierlo. Io che ho seguito anche questa vicenda so che ci sono anche compagnie interessate. Naturalmente bisogna creare dei presupposti. Grottaglie, una delle idee che io come altri portavoce abbiamo espresso è stato quello di, non so se lo faremo a breve perché bisogna avere anche dei tempi giusti, cercare di tirare anche fuori Grottaglie da aeroporti di Puglia e quindi creare anche un presupposto diverso, visto che ci sono queste battaglie che io... L'importante è che non vi sia come da parte di molti, il niet nei confronti dell'apertura ai voli passeggeri. Un no assoluto da parte di nessuno, perché se ci fossero le condizioni, oggi noi nell'arco ionico, io sono di Ginosa, ma fino ad Avetrana tutto l'arco ionico, quella famosa industria del turismo o come altri settori come l'agricoltura, ha bisogno come il pane dei voli passeggeri. Bisogna puntare soprattutto su questa nuova visione di tutta la provincia di Taranto, convogliando anche l'idea di agganciarsi alla Basilicata, alla Calabria, come è stato detto tantissime altre volte. Crediamo che questo è ancora in piedi, questo discorso anche con Di Maio l'abbiamo fatto. Oltre a tenere sempre in piedi comunque uno sviluppo industriale dell'aeroporto che può sempre sviluppare posti di lavoro, insomma è uno sviluppo. L'importante è che la scelta del cargo o dell'aerospazio non sia preclusiva dei voli passeggeri. Al momento ci hanno assicurato che non c'è questa incompatibilità. Consigliere, anche se su posizioni diverse, la ringrazio per la risposta. Grazie, grazie a voi. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.